Bentornati e bentornate qui su LR Channel. Ancora un altro video maratona di Sanremo, ancora un altro video su un altro artista di Sanremo che si è posizionato bene, che insomma ha fatto la sua bella presenza, un'artista molto molto amata in questo caso, perché stiamo parlando di una signorina molto molto amata, perché è una nota conduttrice di svariati programmi talentuosi e anche musicali che si vedono in televisione. Sto parlando di Lodovica Comello e ovviamente se volete fare qualche riflessione insieme a me sulla sua partecipazione a Sanremo non vi rimane che guardare questo video, ma prima vi chiedo un like, iscrivetevi al canale e attivate le notifiche per rimanere sempre aggiornati sui video di LR Channel. Io come al solito vi mando un mega bacio e vi aspetto dopo la sigla. Allora, parliamo di Lodovica Comello. Lodovica Comello è ormai un notissimo volto di Canale 8, se non mi sbaglio, perché insieme a Bisio, alla Litizzetto, a Matano e a Nina Zilli, lei conduce un programma di talent, che non mi ricordo come si chiama, ma comunque lei è proprio il fulcro, cioè la conduttrice, e gli altri sono i quattro giudici che le girano intorno. Allora, mi pare che lei arrivi da Violetta, forse. Da lì poi abbia iniziato questa sua carriera. Allora, quello che so di lei è che ama tantissimo la musica. Lo si vede, ragazzi. Cioè, questa, cioè, proprio impazzisce per la musica. Lo si vede quando, durante i talent, presenta i musicisti, quando va a fare Singing in the Car o comunque un programma che si chiama in maniera simile, lo si vede, cioè lei per la musica impazzisce, le sa tutte, le sa tutti i testi, le sa cantare tutte, è intonata, insomma, è proprio una che ama la musica in maniera totale, coinvolgente, che coinvolge anche gli altri, e come se ne vedono poche di persone, no? La sua canzone, Il cielo non mi basta, è una canzone che si rifà molto agli anni 50, forse un po' anche perché è il suo mondo. Ha ricalcato perfettamente lo stile anche visivamente, nel senso che è sempre stata pettinata, truccata e abbigliata, insomma confezionata in stile anni 50, però in versione moderna, perché appunto c'è tutto questo filone, come non so, Nina Zilli mi viene in mente appunto, ma c'è tutto questo filone di riportare gli anni 50, riportare in voga le pin-up, i rockabilly, insomma tutto quello stile di vita molto americano, molto carino anche, molto elegante, semplice ma nello stesso tempo elegante e raffinato. Ed è una cosa che mi piace tantissimo, ma veramente tanto. La canzone non mi ha dato tantissimo, sinceramente, è una canzone molto leggera, molto pop, orecchiabile, sicuramente sanremese, ma non mi ha lasciato questo grande coinvolgimento, nemmeno la performance, se devo dire la verità. C'è stata qualche imprecisione, però ripeto, io non sono una che guarda molto le imprecisioni, nel senso ci sta, quando tu sei emotivamente coinvolto da un brano, quando tu hai un'attenzione nei confronti della musica che va oltre alla tecnica, prendi una pezza, non se ne accorge nessuno, o quantomeno anche se te ne accorgi, ma è talmente tanta l'energia che dai che la pezza viene messa in secondo piano. In questo caso non mi è arrivata tanta energia, non mi è arrivata tanta pancia da questa canzone, per cui purtroppo la pezza l'ho sentita. Al di là di questo, non credo che lei sia proprio una cantante. Forse effettivamente lei è una cantante da musical, cioè nel senso ha una sua ragione d'essere all'interno dei musical, proprio perché ricalca quella vocalità e proprio perché ricalca anche quell'attitudine. Non lo so, non l'ho sentita molto come attitudine da solista, la sentirei più all'interno di un gruppo. Ciò non vuol dire che non sia una brava cantante o che non mi sia piaciuta. Personalmente mi sta simpaticissima, la trovo molto molto bella, di una bellezza veramente rara ad oggi, perché non è appariscente. Trovo anche che la sua personalità così gioiosa, così solare, possa essere ad esempio a tante ragazze che vogliono fare le cantanti, che vogliono intraprendere una carriera all'interno dell'entertainment e di quel genere di business.
Lei mi piace veramente tantissimo sotto questo aspetto. Sono felice che abbia partecipato a Sanremo perché secondo me comunque per lei è un sogno che si è realizzato e sono veramente felicissima perché quando si realizzano i sogni delle persone non c'è niente di meglio per far evolvere in maniera positiva la nostra società. Una società fatta di persone felici è una società felice, una società fatta di persone frustrate oppure che devono scendere a compromessi per realizzare in parte i propri sogni è una società di persone frustrate, punto, ed è una società frustrata. Per cui quando vedo che si realizzano i sogni, soprattutto di ragazzi che effettivamente si impegnano in tanti ambiti e riescono a portare avanti le proprie carriere, i propri sogni, io sinceramente, lo dico col cuore, sono troppo contenta. Per cui in bocca al lupo per tutte le tue cose a Ludovica Comello. Mi raccomando, spacca, questo è stato solo l'inizio probabilmente di quella che può essere magari una carriera, anche perché è vero, lei è andata nei big e questo forse è quello che ti lascia un po' così, però comunque per lei è un inizio di carriera come cantante, nel senso che al di là del musical non credo che lei abbia mai pubblicato niente, non credo che lei abbia fatto delle tournée come cantante, ripeto, al di là del musical, credo che però lei abbia la possibilità di far diventare questa esperienza l'inizio di una carriera, quello sì, secondo me lei ce l'ha tantissimo e non importa che la canzone magari mi sia arrivata poco, non importa che io abbia notato qualche piccola imprecisione nel cantato, magari dovuta all'emozione, magari non si sentiva bene o magari dovuta al fatto che c'era troppa partecipazione da parte sua all'interno del suo brano. Non importa questo, se secondo me lei ha proprio l'opportunità di far diventare un sogno, di farlo diventare veramente una carriera e di farlo diventare veramente una realtà vissuta tutti i giorni. Glielo auguro veramente con tutto il cuore. Fatemi sapere ovviamente cosa ne pensate voi. Mi auguro che questo video vi sia piaciuto e vi abbia tenuto un po' di compagnia. Se siete arrivati fino a qua vi chiedo di aggiungere al vostro commento un cuoricino in modo tale che io possa capire che siete arrivati fino a questo punto del video. Se il video vi è piaciuto ovviamente vi chiedo un like, iscrivetevi al canale e attivate le notifiche per rimanere sempre aggiornati sui video di Aller Channel. Io come al solito vi aspetto domani con un nuovissimo video, ma nel frattempo vi mando un bacio e tantissimo, ma tantissimo amore.